Ciao Bethesda.it, esce anche in Italia un film che sta facendo molto bene. Negli Stati Uniti ha budget 20 milioni, ha già superato i 100 milioni di incasso nel mondo, negli Stati Uniti, nel mondo. Si intitola Five Nights at Freddy's, la dirige Emma Tammy, è tratto da una serie di videogame a tema horror molto famosi, scritti e prodotti da Scott Cawthon, che è entrato anche in produzione di questo film. E l'ho visto in una sala cinematografica di prima visione perché avevo perso la proiezione stampa per colpa della festa del cinema di Roma e non mi è piaciuto per niente. Una mestizia totale anche in questa sala molto Halloween, piena di pischelli gasatissimi. Ci siamo tutti abbastanza sfrantecati perché il film è veramente a basso livello, anche non solo gore, non solo splatter, non solo horror, ma proprio cinematografico. Il protagonista è il mio amatissimo Josh Hutcherson, che adoro. Mi piacciono tanto i film di Hutcherson bimbo, la sua fase adorabile dei primi anni del 2000, Innamorarsi a Manhattan, per me è il suo migliore. Mi piace tantissimo Inzatura, e quel ponte per Terabitia. Mi piace moltissimo il suo Peeta Mellark piccolino, che Jennifer Lawrence gigantesca ama e sostanzialmente protegge e copre col suo corpo nelle ultime splendide sequenze di Hunger Games. La donna gigantesca e l'uomo minuscolo, speriamo sia il futuro dell'umanità per salvare l'umanità. E Hutcherson qui è sfigatissimo, ce la mette tutta ma non ci riesce. Si chiama Mike, è un uomo senza arte né parte, non ha fatto nulla, non ha combinato niente, mena un padre distratto perché è convinto che sia un pedofilo. Sì, è traumatizzato dalla perdita di suo bimbo, di suo fratello bimbo, con una macchina Mystic River di Clint Eastwood, citazione pazzesca. Quella macchina ha ossessionato alcuni registi, è interessante che torni quella macchina in una produzione molto diversa rispetto a Mystic River di Clint Eastwood nel 2023. E c'è una macchina nera che va via, il modello mi sembra proprio lo stesso di quella di Mystic River. C'è un trauma legato alla perdita del fratellino che lui doveva controllare nel passato di Mike. Non dorme, non c'ha lavoro, non c'ha una donna, non c'ha un uomo, non c'ha niente, la cravattina sì però, e va, prende questi lavorettini, incontra Matthew Lillard, che è un altro mito esploso ovviamente con Scream, ma io me lo ricordo anche già nella Signora ammazza tutti di John Waters 1994, e c'è anche la Masterson come attrice, che io ricordo con grande piacere in A distanza ravvicinata 1986 accanto a Christopher Walken e Sean Penn, Mary Stuart Masterson. Lillard è questo diciamo consulente lavorativo che dà a Mike un'altra chance. Gli dice: guarda, tu sei meni la gente sbagliata, non c'hai un dollaro in tasca, sei senza arte né parte, c'è una pizzeria abbandonata che ha bisogno di un custode, ci vuoi andare? Perché non ci vai? Matthew Lillard è abbastanza interessante in due o tre momenti di quella scena con Hutcherson ci va e incontrerà dei robot, mettiamo la frase, robot posseduti che uccidono innocenti. Ci sono...